volti, così, ecco, arriva il cane, fa il suo giretto. Come vedete, per stimolarlo il conduttore fa dei versi, perché per lui è un gioco, lui sta cercando il suo manicotto, non cerca la droga. Però, siccome è stato abituato, è stato addestrato a seguire il manicotto, a cercare il suo giocattolo, seguendo la scia odorosa caratteristica degli stupefacenti, lui pensa, cerca di percepire nell'aria le particelle di stupefacente, convinto che, qualora le dovesse trovare, seguendole, arriverà al suo giocattolo. Va bene? Non ha trovato niente. Fatelo entrare, fallo entrare. E dov'è il narcotrafficante? Ok, continuate a girare, ragazzi. Girate. Dov'è? Sei entrato? Non mi fermate. È già arrivato, no, continua. Staffolani, fai il narcotrafficante, dai. Vieni, vieni. Come fai? No, sto preso. Già stato preso. Adesso vediamo se il cane riuscirà a percepire la scia odorosa della droga. Come vedete, già qualcosa, ecco. E l'ha subito individuata. Lascia la borsa. L'ha subito individuata. In questa maniera qua sta segnalando al suo conduttore, Riesci però la fine? No, 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 non ha le mani le mani prese. Raspando in questa maniera con le zampe anteriori segnala al conduttore che c'è qualcosa dentro la borsa, che c'è il suo giocattolo. Il suo giocattolo è quello, quello lì è il manicotto, un asciugamano arrotolato. Lui quello stava cercando. All'interno della borsa ancora c'è la droga. Se noi facciamo vedere la droga al cane, perché lui cerca il giocattolo.